Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale di YouTube. Io sono Enrizzo e come potete vedere siamo nella pagina dedicata al Geocache Santuario della Beata Vergine delle Marsalle del mio amico Oscar. Se non avete ancora visto il video precedente vi invito ad andare a visionarlo perché è molto interessante riguardante il mondo del geocaching. Come potete vedere sto continuando questa serie di tutorial riguardo questa caccia al tesoro perché secondo il mio punto di vista merita di essere conosciuto. Se ancora non lo avete fatto, vi invito a vedere il video precedente premendo il tasto I qua in alto a destra del video. Ci troviamo in questa qua, che è la pagina riguardante, come vi ripeto, il geocache del mio amico. Dunque, come si suddivide la pagina? Qua abbiamo il titolo del geocache, qua abbiamo l'icona verde con il contenitore, in questo caso con la faccina gialla perché l'ho trovato, come potete vedere anche da qua che ve lo suggerisce. Abbiamo qua sotto il nome della persona che l'ha nascosto, qui abbiamo un tasto che permette di contattare la persona che ha effettivamente nascosto il contenitore, qui vediamo la data che è stato nascosto il contenitore, qua come nel video precedente ritorniamo sul discorso difficoltà del geocache, terreno e dimensione del contenitore. Poi abbiamo la sezione preferiti che è una funzione premium, però comunque anche gli utenti basic possono perlomeno vedere se questo geocache è piaciuto da altri giocatori oppure no. Qua possiamo vedere le coordinate dove viene indicato sostanzialmente il tesoro nella cartina. Se un utente che fa la caccia al tesoro nota che non è preciso, può salvarsi le coordinate del punto in cui si trova e andando qua può andare a modificarle. Qua come possiamo vedere dice la zona in cui è stato nascosto il tesoro, in questo caso Lombardia Italia, e qua c'è la distanza con la direzione dal punto in cui ci troviamo noi in questo momento. Qua poi abbiamo la sezione dedicata a quelle persone che desiderano stamparsi una copia di quello che è il tesoro. Abbiamo la versione nessun log, ovvero ci sono semplicemente le informazioni riguardanti il tesoro con le coordinate e tutto quello che avete visto prima, solo che si limita appunto a questo. Poi se invece noi andiamo a premere 5 o 10 log, vi faccio vedere che comunque la schermata è molto simile. Qua c'è il conteggio log e andando in fondo, come potete vedere, c'è il mio log del ritrovamento e il log di Giulia che riguarda la pubblicazione del contenitore. E come potete vedere qua sotto c'è suggerito anche parcheggio, perché ovviamente la persona, come vi faccio vedere dopo, ha inserito anche un'indicazione per tale parcheggio. Qua a destra potete vedere in questo caso trovato, con la faccina gialla perché ovviamente l'ho trovato, la data del mio ritrovamento del contenitore. Qua potete vedere il codice identificativo del contenitore. Questo qua, se premete sulla freccina in giù, vi permette di prendere il link per poterlo condividere ai vostri amici. Qua sotto abbiamo la sezione visualizza la galleria, che sostanzialmente vi permette di vedere tutte le immagini che sono state scattate dalle persone che hanno trovato il tesoro o comunque che hanno effettuato un log. Come potete vedere qua ci sono io. Come potete vedere qua poi c'è il tasto segui che vi permette di poterlo vedere di modo da tenerlo sott'occhio sostanzialmente. Aggiunge alla lista invece una funzione premium di cui andrò a parlarne più avanti. Qua sotto abbiamo la sezione attributi, ovvero quelle indicazioni che vengono date al contenitore di modo che una persona capisca determinate situazioni. Per esempio in questo caso non è possibile accedere con la sedia a rotelle, non è possibile accedere con un passeggino, è consigliato ai bambini, cioè è adatto ai bambini, scusate, richiede meno di un'ora, è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è disponibile in inverno, c'è la possibilità che ci siano piante velenose, in questo caso poi ci sono anche delle spine. È possibile parcheggiare la macchina e raggiungere il tesoro. Nelle vicinanze poi ci sono dei tavolini da picnic. In questo caso poi c'è la richiesta di furtività perché essendo un luogo particolare potrebbe esserci la presenza di tanti babbani. Spiego per i nuovi utenti, i babbani sostanzialmente sono quelle persone, è un gergo che risale da Harry Potter, praticamente i babbani sono quelle persone che sono estranee alla caccia al tesoro.
Poi possiamo vedere che c'è un'escursione lunga fino a 1 chilometro, quindi è meno lunga di 1 chilometro. In questo caso, ve lo dico io per semplicità, si tratta di una decina di metri, non di più, ecco. Però purtroppo non c'è un'indicazione che suggerisce una lunghezza minore. E poi abbiamo questo che è consigliato ai turisti, perché sostanzialmente questo è un santuario molto particolare e si può mettere l'indicazione anche per i turisti, ovviamente. Come possiamo vedere, poi qua abbiamo gli indizi aggiuntivi, ovvero se una persona dopo le coordinate fa comunque fatica a raggiungere quello che è il tesoro, ha la possibilità di risolvere questo indizio. Come funziona? Come potete vedere, qua non è decifrata, è molto confusa come lettere. Vi spiego il funzionamento. Come dice qua a destra, la lettera sopra corrisponde a quella sotto e viceversa. Quindi vi aiuto un attimino con le prime due lettere, che sono F, R. F corrisponde a S e R corrisponde a E. Quindi in questo caso F che riguarda S e R che riguarda E significa se. Infatti qua sarà se, e di conseguenza lascio voi proseguire per poter decifrare questo messaggio. Non ve lo faccio io per evitare degli spoiler. Qua poi abbiamo altri waypoint, in questo caso abbiamo un parcheggio, come potete vedere lo indica anche qua a destra e anche l'icona, le coordinate, e tutte queste indicazioni sono suggerite qua sotto. In alcuni casi può essere che in tesori, come è capitato con i miei, si possano indicare anche magari più parcheggi, l'inizio di un sentiero, nei casi magari dei percorsi di montagna, ok? E si possono inserire altri punti particolari che magari possono essere utili alla persona che cerca il tesoro. Qua sotto abbiamo poi trova, in questo caso vi suggerisce altri cake nascosti o trovati da questo utente, quindi in questo caso se cliccate qua andrete a trovare gli altri tesori nascosti da Oscar, oppure gli altri che Oscar ha trovato, oppure trova cake di questo tipo nelle vicinanze, quindi in questo caso stiamo cercando un tesoro di tipo normale, tradizionale, come suggerisce il mouse, o che non ho trovato. Poi trova tutti i cache nelle vicinanze, quindi vi farà vedere sostanzialmente i tesori che ci sono vicini a questo, e che non ho trovato, quindi questo qua è un ulteriore filtro che viene impostato. Qua sotto poi abbiamo per le mappe online, quindi abbiamo mappa geocaching, Google Maps, MapQuest, sono sostanzialmente altre cartine. E qua sotto abbiamo l'ultima sezione che riguarda i log delle persone, ovvero in primis è stato pubblicato, come potete vedere c'è scritto qua publish listing, published vuol dire che è stato pubblicato il tesoro, perché ovviamente considerate che voi non è che potete nascondere un tesoro e subito è visibile, ci sarà una persona che verificherà che tutto ciò sia corretto e che sia a norma, e in caso contrario può anche darvi dei suggerimenti per poterlo sistemare. Se tutto è ok, allora andrà a fare la pubblicazione. Poi come potete vedere c'è scritto found it, nel senso che io l'ho trovato, infatti vedete che sono io questo, con un piccolo messaggio che ho voluto lasciare. Questo qua è un messaggio che si genera in automatico tramite un'applicazione che andrò a presentarvi anche questa in un video successivo. Come potete vedere qua c'è un'immagine. Io vi saluto, vi lascio con la mia foto del luogo del ritrovamento, invito a mettere un bel mi piace a questo video se la guida vi è piaciuta. Vi invito inoltre ad iscrivervi al mio canale premendo il tasto subscribe sotto a questo video e attivate la campanellina per non perdervi i futuri video che andrò a pubblicare e i futuri tutorial. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!